Conferenza stampa pre-match Sampdoria-Juve-Stabia per l'ottava giornata di campionato. Ai vostri microfoni, mister Guido Pagliuca. Partiamo da Mario Vollo, Novi Vicentro. Mister, buon pomeriggio. Ci vediamo dopo la bellissima vittoria con il Pisa, che non ci deve fare saltare e lo vogliamo sempre ripetere, però ha dimostrato come la Juve-Stabia, se gioca in una certa maniera, può tenere testa a tutti. Poi il risultato è sempre decisore del campo, anche di eventi e situazioni. Adesso c'è la gara con la Sampdoria, altra gara difficile, gara a porte chiuse, pagano come sempre i tifosi buoni sia da una parte che dall'altra. Come si aspetta, ecco, questa partita è uno stadio completamente vuoto, quindi come epoca Covid che noi purtroppo abbiamo vissuto, con partite che hanno allenamento e non, diciamo, una vera partita di calcio perché non c'è il pubblico. Innanzitutto il fatto di giocare senza pubblico penso sia una cosa negativa per tutte e due le squadre, depotenziante, perché il pubblico è l'essenza, no? dello sport, l'essenza del nostro sport. Quindi in modo proporzionale, però è normale che loro giocano in casa, avrebbero avuto una grande spinta, un grande sostegno, però in modo proporzionale è un handicap per tutte e due le squadre, perché è sempre per tutti bello avere il pubblico. Detto questo, penso sia una partita contro una squadra forte, contro una società importante, contro una struttura importante, una tifoseria importante e anche storica. Quindi diciamo che giochiamo una partita contro Davide contro Golia, no? E quindi la Juve Stabia deve aver ben chiaro cosa le serve. Come hai detto prima, secondo me la differenza tra Modena e Pisa è stata nell'atteggiamento di umiltà, nell'atteggiamento di fame, di voglia di confrontarsi con l'avversario di turno, di piacere di giocare determinate sfide, e questo ce lo dobbiamo portare dietro sempre. Patrizia Galotti, Stabia Notizie. Buonasera, mister. Mister Marassi evoca un dolce ricordo, però non bisogna andarci ovviamente a cuor leggero per questo. La Samp sembra aver recuperato, insomma, molto entusiasmo, soprattutto probabilmente in Coppa con la vittoria con il Genoa, ma anche in campionato. Noi non siamo da meno, però le chiedo quanta bava alla bocca ci vuole per fare bene in questa partita e se pensa di confermare la stessa formazione o ci sta ancora pensando. Grazie. Innanzitutto fa parte, è un modo di dire, no? Come si è detto, toscano, un pochino più toscano, però sicuramente sì, ne serve tanta, serve proprio voglia di fare, entusiasmo, furore, quell'atteggiamento di voglia di andare addosso a un avversario, di competere contro un avversario nello scontro, nella scivolata, nel duello, nell'aiutare il compagno, nella corsa in più per il compagno, perché so che gioco contro un impianto importante, quindi c'è bisogno della corsa in più anche per il compagno, consapevole del fatto che lui la farà per me, quindi è importantissimo questo. E poi mi ha chiesto sulla formazione. Per quanto riguarda la formazione, è certo che la scelta ricade su quei giocatori che dimostrano di aver capito cosa serve alla Juve Stabia e dimostrano di aver capito che la Juve Stabia non si può permettere di montare su quell'altalena prestativa. La prestazione ci deve essere. Chi oggi, domani, in questi allenamenti che mancano, ci fa vedere a noi staff che è pronto anche a livello emotivo, a livello di energie per questa partita, gioca. Quindi ci saranno dei cambiamenti se il campo dice di fare dei cambiamenti. Manterremo determinate linee se il campo ci dice questo, però è il campo che parla, perché su questo ci siamo basati da sempre. Siccome è un pochino, diciamo, anticipata questa conferenza per le partenze di domani, ancora non è ben delineato e ben chiaro che saranno gli 11. Zoccavo, sta piacendo?
Buonasera mister, chiedo innanzitutto come procedono i preparativi per questo match importante e soprattutto se ci sono ulteriori aggiornamenti circa le condizioni dei ragazzi, specialmente Bellic e Andreoni. Allora, tutto normale, oggi ora scendiamo, facciamo un altro allenamento che forse è quello più, perché ieri, anche se era il secondo, però era martedì, era a due giorni dalla partita, non avevamo completamente recuperato, però ragazzi già ieri per la maggior parte, non tutti, si sono allenati intensamente. E per quanto riguarda oggi, diciamo, è l'allenamento centrale di questa preparazione a questa partita, quindi cerchiamo di capire bene chi poter utilizzare. Per quanto riguarda Andreoni e Bellic, proveremo fino alla fine a recuperarli, ma non per giocare o per averli a disposizione nella rosa, anche se penso non sia semplice. Se non ci sono altre domande, posto così, grazie mister. Grazie a voi.